Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Francesca Alvisi, sono una geologa marina, lavoro all'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a Bologna. Oggi sono qua per collaborare a questo progetto che si chiama Adotta una Duna, insieme all'Istituto Cappellini Sauro e ad altri colleghi di altre istituzioni locali. L'idea che abbiamo è quella di cercare di fare, diciamo, uno studio un po' durante tutto l'anno riguardo a questa duna, diciamo questa zona in cui si sta ripristinando, si sta cercando di recuperare una zona dunale e proteggendo ovviamente un tratto di costa. Il lavoro che facciamo con me, diciamo che i ragazzi faranno con me, è legato allo studio principalmente di due tipi. Uno è il guardare un po', cercare di capire di che materiale è fatta questa duna rispetto per esempio alla spiaggia e se questo materiale cambia andando dalla linea di costa fino all'interno e cercare di vedere se cambia e quanto cambia in relazione poi anche alla vegetazione e alla morfologia della spiaggia stessa. L'altro aspetto è quello di studiare la falda freatica, cioè l'acqua che noi troviamo nel terreno e vedere se intanto a che profondità la troviamo, partendo sempre dalla linea di costa andando verso l'interno, e che tipo di acqua troviamo, se acqua salata, se acqua salmastra o se acqua dolce. Mi chiamo Achille, faccio parte del Cappellini Sauro e oggi siamo qua come classe per analizzare diversi parametri su questo recupero dunale, ad esempio flora, raccolta di rifiuti e ingresso ed uscita di acqua salata e acqua dolce nell'entroterra. Faremo dei fori nel terreno da dove estrarremo dell'acqua per poi analizzarne il pH, i grammi litro se nel caso l'acqua sia torbida e altri parametri. Ciao, sono Gabriele, faccio parte della squadra che si occupa del marine litter, che sarebbe la spazzatura portata dal mare. Il nostro compito è quello di raccogliere la spazzatura che si trova nella duna e di in seguito di campionarla e dividerla per i vari criteri di divisione. Io sono Margherita, il mio gruppo si occupa del campionamento delle dune e abbiamo utilizzato un quadrato per campionare le dune che è stato costruito da noi e dalle prof, nel quale abbiamo suddiviso 36 quadrati che poi abbiamo gettato in mezzo al luogo che volevamo campionare e ne abbiamo appunto trovato le varie specie. Questo è un foglio che abbiamo utilizzato e ci sono le varie specie che potevamo trovare. Una che abbiamo trovato maggiormente è stata la Calamagrosis arenaria, la Convolus soldanella e un'altra è stata il Medicago literalis. Niente, il campionamento ora l'abbiamo appena concluso, abbiamo trovato davvero tante piante. Ovviamente poi ne svolgeremo un altro in primavera perché ora comunque molte devono ancora fiorire e speriamo di trovarne molte di più. Sono Marco Paterni del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa e nell'ambito di questo progetto ho curato il monitoraggio aereo con l'uso di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. È importante trasmettere a questi ragazzi l'utilità legata all'applicazione di questi sistemi che non sono dei giocattoli ma sono degli interessanti strumenti di lavoro e un qualcosa che può entrare nel loro bagaglio professionale nel futuro e può dare loro tante interessanti soddisfazioni.